Ciao a tutti, sono Alice Valsecchi, ho frequentato la terza DLS Alice to Bachelet di Oggiono e sto partecipando all'esperienza di alternanza scuola-lavoro con l'Osservatorio Astronomico di Brera, con la sede a Merate, e sono qui oggi per intervistare Fabrizio Tavecchio. Ciao Fabrizio! Ciao. La mia prima domanda per te è come è nata la tua passione per l'astronomia? Allora, la mia passione è iniziata molto presto. Ho vaghi ricordi della quinta elementare in cui avevo un libro che mi aveva un po' appassionato, ma diciamo il vero inizio è stato le scuole medie. Ho avuto la fortuna di avere un professore di lettere molto appassionato di astronomia e quindi oltre alle lezioni normali ci faceva anche una specie di mini corso di astronomia e da lì poi insomma ho iniziato anche poi a acquistare quella che all'epoca era la famosa rivista L'Astronomia di Margherita Hack e Corrado Lambert e così poi vabbè, diciamo ho comprato un piccolo telescopio e sono finito qua. E cosa ci puoi raccontare dei telescopi Magic? Allora, MAGIC sono dei telescopi che all'isola, che sono posizionati sull'isola di La Palma, nelle Canarie. È un'isola vulcanica e diciamo, sul cono dell'antico vulcano spento ci sono tutta una serie di telescopi, c'è anche per esempio il famoso telescopio Galileo italiano, molti altri telescopi, è proprio un osservatorio, un'isola che è diventata un osservatorio. E i telescopi MAGIC sono un po' particolari, nel senso che servono a catturare la luce, quindi come tutti i grandi telescopi sono composti da degli specchi che concentrano la luce su un rivelatore, quindi una camera essenzialmente, come quella che abbiamo ovviamente più grande, più sofisticata, ma insomma non diversa da quella che abbiamo nei telefonini. Però la luce che catturano non è quella emessa originariamente dalle sorgenti astronomiche. Noi con questi telescopi vogliamo osservare delle sorgenti che emettono raggi gamma, che sono una forma di luce che però non è visibile né ai nostri occhi né con i rivelatori appunto che abbiamo a disposizione, quindi con le camere e così via. Quello che sfruttiamo è una cosa un po' particolare, cioè questi raggi gamma prima non riescono ad arrivare sulla superficie della Terra perché l'atmosfera li assorbe. Assorbendoli, diciamo, crea delle particelle, degli elettroni, dei positroni, che durante diciamo, questo raggio di luce si trasforma in queste due particelle che emettono la luce che noi vediamo. Questa luce è più o meno bluastra, sono dei lampi bluastri che durano pochissimo, sono dei lampi brevissimi, di pochi nanosecondi, e questi telescopi sono appunto, devono essere in grado di distinguere questi piccoli impulsi, questi piccoli flash emessi da questo processo, da tutto il resto che ovviamente la nostra atmosfera anche di notte, anche se sembra buio, poi in realtà ci sono tanti fenomeni che emettono lampi luminosi simili a questi. E con questi telescopi possiamo osservare degli oggetti astronomici molto particolari. Tipicamente sono oggetti come buchi neri, o oggetti che vengono emessi da questi buchi neri, gamma ray burst, che sono degli oggetti, di fatto delle stelle che esplodono emettendo buona parte dell'energia di questa esplosione nei raggi gamma, sorgenti nella nostra galassia come pulsar, resti di supernova, tutti oggetti caratterizzati dall'essere molto 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 energetici, per questo emettono non luce normale, o comunque non prevalentemente luce normale, ma luce a queste energie molto grandi che sono appunto i raggi gamma. E io sono coinvolto in MAGIC, molti anche dell'osservatorio, ci sono altre persone coinvolte. Io, diciamo, alcuni sono coinvolti anche proprio dal punto di vista tecnologico, nella costruzione, nel mantenimento di queste strutture. Io sono essenzialmente coinvolto dal punto di vista, diciamo, teorico. Cerco di capire, quando arrivano i dati dal telescopio, che cosa questi dati ci dicono. Quindi cerchiamo di capire la struttura di queste sorgenti, come emettono questi raggi gamma e così. Ok, mentre del sito dei CTA. Allora, come ti dicevo, MAGIC sfrutta questa tecnologia per osservare raggi gamma, ma MAGIC è composto da solo due telescopi.
quindi la quantità di luce, diciamo, che riesce a catturare è limitata. Il prossimo passo verso una caratterizzazione sempre migliore di queste emissioni e così via, è questo CTA, che sta, l'acronimo che sta per Cherenkov Telescope Array, che sarà composto da molti, molti più telescopi e in più avrà due siti, uno posto nell'emisfero sud, che quindi servirà soprattutto per osservare il cielo, diciamo la Via Lattea, tutti gli oggetti che si trovano nella nostra galassia, che si osservano molto meglio dal cielo sud, e poi un sito nord sarà sempre localizzato nell'isola delle Canarie, quindi vicino diciamo a quello che è adesso Magic. E appunto i telescopi saranno molti di più e anche di dimensioni e strutture diverse, in modo da poter sfruttare al meglio tutte la, diciamo, le caratteristiche che possiamo estrarre da questi lampi gamma, questi lampetti di luce prodotti dai raggi gamma. Appunto a sud sarà in Cile, in una, diciamo, in una valle molto arida, dove già esistono dei telescopi dell'ESO, l'osservatorio europeo ha dei diversi telescopi sulle Ande, in quelle regioni. Lì il cielo sarà molto molto buono, perché di fatto è un deserto ad alta quota, quindi anche la possibilità di osservare questi lampi di luce sarà molto migliorata rispetto ai telescopi che abbiamo oggi. Le Canarie sono un sito meno bello da questo punto di vista, meno adatto, perché appunto non è così buio, però è un sito molto buono, come dicevo prima, molti telescopi sono posizionati sull'isola di La Palma, proprio perché comunque il cielo è buono, sono isole in mezzo all'Atlantico, quindi non ci sono troppe zone di luce o città nelle vicinanze, e il cielo è relativamente buono. E con insomma, con questo telescopio speriamo di ottenere risultati molto più molto migliori di quelli che possiamo ottenere con gli strumenti attuali. Ok, la mia ultima domanda è come questi progetti potranno essere utili in futuro per l'astronomia. Allora, secondo me ci sono due obiettivi che speriamo, diciamo così, di riuscire a raggiungere e che sarebbero veramente importanti, non solo dal punto di vista, diciamo, dell'astronomia, ma addirittura anche della fisica più in generale. Allora, il primo obiettivo per cui sono stati costruiti questi telescopi e soprattutto anche CTA, è quello di capire il mistero, diciamo, dei cosiddetti raggi cosmici. Ormai si sa da circa da più di 100 anni che la Terra è continuamente bombardata da un flusso di particelle, che essenzialmente sono protoni o elettroni, quindi nuclei di atomi senza elettroni o altre particelle, molto molto energetiche, con energie molto grandi, più grandi di quelle che riusciamo a produrre per esempio nei nostri laboratori sulla Terra. Per esempio al CERN, come saprai, c'è questo grande acceleratore che serve per appunto portare particelle energie molto grandi per studiare poi cosa succede durante gli scontri. Bene, queste particelle che ci arrivano dal cosmo sono molto più energetiche, quindi diciamo in natura ci sono degli acceleratori naturali in grado di produrre queste particelle in modo molto migliore di come possiamo fare noi sulla Terra. Quindi sappiamo molte cose di questi raggi cosmici, ma non sappiamo esattamente, o non abbiamo esattamente identificato, quelli che sono le sorgenti, quindi i corpi celesti che riescono a produrli e poi a spararli, diciamo così, nella nostra galassia, che poi in fondo ne arrivano anche sulla Terra. E diciamo, uno degli obiettivi è proprio questo, cercare di avere cosiddetti, diciamo, delle una firma, ecco, della luce che noi osserviamo da queste sorgenti, per cercare di identificarle. Questo sarebbe il primo obiettivo, e già sarebbe una cosa, appunto, come dicevo, è un problema che è più di 100 anni, ecco, che assilla sia gli astrofisici che i fisici. E il secondo aspetto è il fatto che noi osserviamo questi raggi gamma con energie molto molto grandi.
molto grandi, ancora di più di quelle che possiamo, come dicevo un attimo fa, produrre nei nostri laboratori. Quindi possiamo studiare dei fenomeni fisici, oltre a cioè, fenomeni fisici che ci aspettiamo accadere ad energie molto grandi, più grandi di quelle che riusciamo a studiare sulla Terra. Quindi ci sono dei fenomeni che potrebbero, questo diciamo, non siamo sicuri, sono cose magari speculative, ci sono alcune teorie che dicono a energie molto grandi ci aspettiamo che accadano queste e quest'altre cose. Sono sempre teorie magari che si rifanno all'inizio dell'universo, quindi fenomeni che potrebbero essere avvenuti nelle prime fasi dell'universo. Potremmo pensare di studiarli usando questi raggi gamma che appunto durante, diciamo, mentre fanno il cammino dalla sorgente a noi, possono interagire con altre particelle e così via. E da queste interazioni noi possiamo cercare di capire se ci sono variazioni rispetto alla fisica che conosciamo, ecco, quella che finora è stata testata così bene nei laboratori sulla Terra. Anche qui, questo dicevo, è un aspetto un pochino più, diciamo così, speculativo. Non siamo sicuramente per i raggi cosmici, sappiamo che esistono, il problema è trovare le loro sorgenti. Qui il problema è più complicato, nel senso che non sappiamo se questi fenomeni predetti da queste teorie accadranno veramente. Quindi potremo o osservare questi fenomeni o eventualmente dire no, non ci sono, e quindi porre dei limiti a queste teorie, o comunque magari annullare queste teorie facendo vedere che non sono realizzate nella realtà. Insomma. Secondo me sono questi, ecco, i due. E entrambi penso siano meritevoli, insomma, dello sforzo che si sta facendo per riuscire a costruire questo osservatorio. Grazie mille di aver partecipato all'intervista e ti saluto. Buona giornata. Grazie a te.